sulle edicole, ti faccio un esempio, no? Le edicole della città che espongono le insegne sì. della stampa hanno sempre percepito un compenso annuale che veniva dato appunto dalla stampa, perché noi davamo il nostro spazio per esporre la loro insegna. Adesso si sono accorti che questa cosa gli costa tanti. Allora, te lo dico proprio papà, cioè io per questa insegna qua prendevo 140 euro l'anno, sì. L'anno, ok. Sì. Quindi, una cifra meno che simbolica. Esatto, erano 120 euro più IVA. Siamo sotto al classico caffè quotidiano. Non so esatto. Allora, quest'anno l'hanno ridotto a 100 euro l'anno. Ecco. Perché è nota che lo danno solo alle edicole della città, la provincia, nulla. E sono inezie, no? Perché tu puoi capire che cosa gli va a influire questa roba qua, togliere 20 euro e dire una cosa veramente triste. E così siamo, Fabio. Lottiamo con queste robe qua, cioè che sono ridicole, no? Perché per un insegno mi dai 140 euro l'anno, già è penoso, me li vai ancora a ridurre, hanno ridotto le dimensioni, le edicole più grandi che avevano oltre i 5 metri quadri gliel'hanno pure tolta una, cioè un risparmio, ma proprio del centesimo nel salvadanaio, non so come dire. Bene, se queste sono le premesse, insomma, bisogna stare molto. Non sono così incoraggianti, no? No, non sono incoraggianti, assolutamente. No, l'ultima cosa che volevo affrontare con te è capire un po' lo stato della categoria, perché Lello ci ha parlato, insomma, di questa assemblea fatta credo un mesetto fa. In camera del lavoro, e insomma una categoria non così strabocchevole e però comunque presente, va, in qualche modo, cioè interessata a questi nuovi percorsi, a questo nuovo confronto. Sì, ma sicuramente, guarda, ti dirò di più, si sta di nuovo verificando un pochino di ricambio, nel senso che io sono già di nuovo stata contattata negli ultimi tempi da nuovi colleghi che hanno rilevato le attività e da un lato mi fa piacere, perché comunque c'è gente che continua a voler fare questo lavoro, e dall'altro è comunque un sintomo che la maggior parte delle edicole che hanno cambiato di proprietà sono edicole che avevano cambiato 2 anni prima, e quindi c'è un dato di fatto che, non so, non vorrei esagerare, ma il 60-70% di chi si avvicina a questo lavoro di 2 anni lo abbandona. Questo non è incoraggiante. C'è chi continua a crederci, e questo è molto piacere, e proprio per questo, insomma, dobbiamo stringere i denti e continuare a lottare per questo meraviglioso lavoro che amiamo tantissimo. Io volevo capire con te, perché tra l'altro è un argomento che abbiamo affrontato anche in altre occasioni, quanta di questa percentuale degli abbandoni è in capo ai giovani e quanta invece no. Per capire se sono loro che insistono o se sono loro proprio il centro di questa spugna, insomma, che viene gettata dopo poco tempo. Ma guarda, sicuramente la percentuale più alta riguarda quelle edicole che hanno cambiato proprietà magari 2 o 3 volte nell'arco di 6 o 7 anni, e quasi sempre si tratta comunque di persone giovani che magari hanno perso il precedente lavoro, che con l'aiuto dei genitori hanno provato a fare questa attività. E poi c'è una parte, purtroppo, di colleghi, tra virgolette, anziani, che magari svolgevano questa attività da tanti anni, che arrivati al momento della pensione, o comunque nei pressi del momento della pensione, hanno preferito comunque cessare l'attività piuttosto che arrancare ancora più. Magari per un anno o due. Però devo dirti che la percentuale più alta arriva proprio delle nuove attività, cioè delle persone più giovani che magari un pochino, non con incoscienza, però magari con non consapevolezza. Sai cos'è che è proprio noto quando
mi chiamano, mi chiedono le informazioni, proprio la non consapevolezza dei costi che ci sono avere un'attività di questo tipo rispetto ai compensi, rispetto a quello che si guadagna. Proprio non nessuno lo sa, nessuno sa come funziona, e tanti pensa che comunque è la minima parte che si rivolge al sindacato, e tanti non sanno nemmeno che esistiamo, ma non solo Spinaccio, cioè tutte le sigle qua sul territorio, cioè abbiamo comunque tutti la stessa sensazione. Tanta gente non gli viene neanche in mente di provare a informarsi se c'è una sigla di categoria, e lì poi ci batti il naso perché scopri che devi farti molto bene i conti per stare in piedi, e spesso non è così, purtroppo. Bene, mi sembra che abbiamo toccato un po' alcuni argomenti importanti, non so se dal tuo punto di vista abbiamo lasciato fuori qualcosa, ma insomma la situazione è abbastanza esplorata per quanto riguarda l'area di Torino. Non so se vuoi dire la tua anche sui temi nazionali, se per esempio ti sei formato un punto di vista per quanto riguarda questo difficoltoso percorso della legge di riforma che è entrata, si arranca. Tra l'altro è entrata in relazione per volontà espressa dagli editori, dalla FIEG, sì, con l'accordo nazionale. Per carità, il legame, sì, nessuno se lo nascondeva, ma insomma sono due percorsi che devono correre paralleli e devono essere portate avanti. Arrivare un po' a questa battuta d'arresto sul tavolo nazionale ha sorpreso, non dico che ha sorpreso tutti, però insomma sicuramente lascia un po' di amaro in bocca, ecco. È molto amaro in bocca, perché mi sembra anche un segnale negativo, no? Che insomma, che non ci sono intenzioni serie per continuare il confronto. Non so, spero ardentemente di sbagliarmi, però non saprei come leggerla diversamente, no? Perché se allora stiamo anche parlando di un confronto che riguarda un accordo scaduto da tanto tempo, cioè l'accordo non è scaduto l'altro ieri, quindi continuare a procrastinare, andare avanti, aspettare, non lo so, non vedo nulla di positivo in tutto. Bene, allora grazie Emanuela, noi niente, ti auguriamo una buona giornata, perché è il giorno di riposo, mi sembra di capire. Il mio riposo è lunedì. Ah, è lunedì, oggi sei nel pomeriggio. Il turno pomeridiano. Allora buon lavoro. È il giorno d'estate, finalmente abbiamo una giornata splendida, perché insomma, abbiamo passato un mese di pioggia continua, adesso finalmente qua anche a Torino è ufficialmente estate. Grazie Emanuela, buona giornata. Thank you.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole. Abbiamo terminato, terminiamo qui la nostra giornata di programmazione con l'intervista, anzi il collegamento con Manuela Bongiovanni da Torino, segretaria del Sinagi di Torino. E, vi diamo appuntamento quindi a domani alle 9.45 con la traccia musicale, alle 10 con le notizie e a seguire la rassegna stampa. Fabio Sebastiani vi ringrazia per l'ascolto.